Benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon della domenica. Ripercorriamo insieme gli argomenti principali trattati in questa settimana. In occasione del 50° anniversario della inaugurazione della collezione di arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani, il Papa Francesco ha incontrato circa 200 artisti provenienti da tutto il mondo. Vediamo. L'arte e la fede non possono lasciare le cose come stanno. Le cambiano, le trasformano, le convertono, le muovono. Abbiamo bisogno che il principio dell'armonia abiti di più il nostro mondo e cacci via l'uniformità. Voi artisti potete aiutarci a lasciare spazio allo spirito. Quando vediamo l'opera dello spirito, che è creare l'armonia delle differenze, non annientarle, non uniformarle, ma armonizzarle. Allora capiamo cosa sia la bellezza. La bellezza è quell'opera dello spirito che crea armonia. Fratelli e sorelle, il vostro genio percorre questa via. Cari amici, sono felice di questo incontro con voi. Prima di salutarvi ho ancora una cosa da dirvi che mi sta a cuore. Vorrei chiedervi di non dimenticarvi dei poveri, che sono i preferiti di Cristo, in tutti i modi in cui si è poveri oggi. Anche i poveri hanno bisogno dell'arte e della bellezza. Alcuni sperimentano forme durissime di privazione della vita, per questo ne hanno più bisogno. Di solito non hanno voce per farsi sentire. Voi potete farvi interpreti del loro grido silenzioso. E vi ringrazio e vi confermo la mia stima. Vi auguro che le vostre opere siano degne delle donne e degli uomini di questa terra. Rendono gloria a Dio, che è Padre di tutti e che tutti cercano, anche attraverso l'arte. Infine, vi chiedo armonicamente di pregare per me. I poveri non sono numeri, ma persone con cuori e anime. Lo sostiene Papa Francesco nel messaggio scritto in occasione della 7ª giornata mondiale dedicata ai poveri, che sarà celebrata il prossimo 19 novembre. Il servizio è di Alba Di Palo. È facile, parlando dei poveri, cadere nella retorica. È una tentazione insidiosa anche quella di fermarsi alle statistiche e ai numeri. I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime. Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti, come tutti, ed è importante entrare in una relazione personale con ognuno di loro. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la 7ª giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata il prossimo 19 novembre. Ognuno è nostro prossimo, ricorda il pontefice, evidenziando che non importa il colore della pelle, la condizione sociale, la provenienza, se sono povero posso riconoscere chi è veramente il fratello che ha bisogno di me. Oggi, sottolinea il Santo Padre, si mette tra parentesi ciò che è spiacevole e provoca sofferenza, mentre si esaltano le qualità fisiche come se fossero la meta principale da raggiungere. La realtà virtuale, aggiunge, prende il sopravvento sulla vita reale e avviene sempre più facilmente che si confondano i due mondi. I poveri diventano immagini che possono commuovere per qualche istante, ma quando si incontrano in carne e ossa per la strada, allora, dice Francesco, subentrano il fastidio e l'emarginazione. In chiusura il Papa invita le istituzioni a compiere bene il loro dovere, perché chi vive in condizione di povertà va anche coinvolto e accompagnato in un percorso di cambiamento e di responsabilità. La preghiera e l'ossigeno dell'anima sono state queste le parole pronunciate sempre dal Santo Padre, ricevendo in udienza i canonici regolari del Santissimo Salvatore Lateranense, in festa per il bicentenario della rifondazione. Sentiamo. La preghiera è l'ossigeno dell'anima. Se tu non preghi, sarai il Dio di te stesso. Tutti gli egoismi nascono dalla mancanza di preghiera. Vi chiedo per favore, esaminate la coscienza. Ognuno di voi dica quante ore al giorno prega.
Lo ha detto Papa Francesco incontrando nei giorni scorsi i canonici regolari del Santissimo Salvatore Lateranense, che celebrano il loro giubileo. Preghiera, comunità, uso comune dei beni e spirito di servizio alla Chiesa, ha ribadito, sono le costanti carismatiche della vostra storia, le stelle che non tramontano mai e che rendono il vostro apostolato luminoso e attuale. Il pontefice ha sottolineato anche l'importanza dell'uso comune dei beni, definita una cosa saggia, sempre. Il diavolo, ha ricordato, entra dalle tasche. Pensate a quando Gesù dice «non si possono servire due padroni, o servite Dio e lì mi aspetterei», ha ribadito, che dicesse «o servite il diavolo». Invece non dice il diavolo, ma il denaro, quasi, che fosse peggio del diavolo. Vi do un consiglio, ha concluso il Santo Padre, mai sparlare uno dell'altro. Il chiacchiericcio è una peste e distrugge la comunità. Ed è stato presentato il documento che farà da guida per la 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà ad ottobre. Il documento di lavoro segna l'avvio di un nuovo processo. Ascoltiamo. Due sezioni e 60 pagine, un testo e 15 schede di lavoro e il documento per l'Assemblea Sinodale che dal 4 al 29 ottobre prossimi guiderà i 370 partecipanti provenienti da tutto il mondo che discuteranno del futuro della Chiesa. Per la prima volta dei lavori non faranno parte solo i padri sinodali, ovvero vescovi, teologi, religiosi che finora hanno fatto parte del Sinodo, ma anche le madri sinodali, una quarantina di donne con diritto di voto. Due le macrosezioni del documento, la A, intitolata Per una Chiesa Sinodale, prova a raccogliere i frutti della rilettura del cammino percorso, e la sezione B, dedicata a comunione, missione e partecipazione, spiega il testo Vaticano, in cui si evidenzia che la Chiesa Sinodale è chiamata a praticare la cultura dell'incontro e del dialogo con i credenti di altre religioni e con le culture e le società in cui è inserita, ma soprattutto tra le tante differenze che attraversano la Chiesa stessa. Questa Chiesa non ha paura della varietà di cui è portatrice, ma la valorizza senza costringerla all'uniformità, aggiunge il testo e conclude. Il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo, in questo modo si legge, quanto più intensamente è stato accolto l'invito a camminare insieme, tanto più il Sinodo è diventato la via su cui il popolo di Dio procede con entusiasmo ma senza ingenuità. È da Marsiglia che parte la rete teologica mediterranea che si è ritrovata molfetta nei giorni scorsi e proprio la città di Marsiglia e la Francia tutta si prepara ad accogliere Papa Francesco. Sentiamo. E Marsiglia la terza tappa del cammino che Papa Francesco sta facendo nei paesi che toccano il Mediterraneo. Nella città francese il Papa sarà il prossimo 23 settembre. Gli incontri del Mediterraneo è l'iniziativa lanciata dall'Arcidiocesi di Marsiglia sulla scia dei due incontri di riflessione e spiritualità col titolo Mediterraneo Frontiera di Pace, celebrati già a Bari nel 2020 e poi a Firenze nel 2022, su iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana. Lo scopo è far dialogare le cinque rive del Mediterraneo per riflettere insieme sulle grandi sfide che deve affrontare, valorizzare le risorse di cui dispone e aprire nuovi cammini di pace e di riconciliazione nei quali le Chiese hanno un ruolo essenziale da giocare a servizio del bene comune. Anche di questo si è parlato a Molfetta nel corso del laboratorio del Manifesto per una Teologia del Mediterraneo svoltosi all'Istituto Teologico Pugliese. Abbiamo pensato di far sentire la nostra voce di teologi per favorire dei percorsi di condivisione e di crescita sia a livello ecclesiale ma anche a livello sociale, percorsi per una area mediterranea che possa crescere nella fraternità, nella pace e soprattutto nell'attenzione anche agli ultimi. Adesso tutto è in effervescenza perché coinvolge anche un po' tutta la Francia e certamente il Mediterraneo. È l'unica volta in cui il Papa viene in Francia. Sarà un momento di grazia, di apertura, perché Marsiglia è un luogo aperto, è un porto orientato all'alterità di questo contesto pluralistico già della città ma anche del Mediterraneo, quindi la varietà delle religioni, la varietà delle culture. A Marsiglia non si può guardare il proprio ombelico, si deve guardare all'altro, uno deve parlare all'altro e quindi che tutta la Francia venga a Marsiglia, al Mediterraneo, sarà un'apertura grande per la Francia.
un manifesto per una teologia dal Mediterraneo. Teologi e vescovi delle aree che si affacciano sul Mediterraneo sono al lavoro per dare voce ai vissuti ecclesiali. Sentiamo Marilena, pastore. È partito tutto da Napoli a giugno dello scorso anno, un confronto tra teologi e vescovi per ripensare a un Mediterraneo che sia di pace, su impulso dell'Institut catholique de la Méditerranée di Marsiglia, che ha costituito una rete teologica mediterranea. La fase successiva vede teologi e pastori a confronto all'Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. Coinvolte sono la Facoltà Teologica Pugliese e poi la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ma sono con noi teologi anche da Marsiglia, dal Libano e in qualche modo anche dalle altre regioni del Sud Italia. Ecco, il tentativo è quello di dire: ma quali sono i tratti caratteristici, le peculiarità per una teologia che sia contestuale rispetto al Mediterraneo? Quindi lo sforzo è quello di interrogarci su quelle che sono proprio le peculiarità, i tratti specifici del nostro fare teologia in questo contesto che in qualche modo ha a che fare con le sorti del Mediterraneo. Il primo punto da cui vorremmo partire è proprio il Mediterraneo che ci interpella, il Mediterraneo con le sue potenzialità, con la sua cultura, con le sue ricchezze, ma anche con i suoi drammi, come quello delle migrazioni, pone delle domande a tutti e quindi anche a noi teologi, e come teologi non possiamo rimanere indifferenti, ma siamo chiamati a ripensare anche il nostro modo di fare teologia alla luce di queste domande. E la Chiesa riflette sul Mediterraneo, le cronache parlano di un mare di morte, ma ci sono esperienze che guardano con fede alla vita e all'incontro. Come a Mazara del Vallo ne abbiamo parlato con il Vescovo Emerito Domenico Mogavero. La diocesi di Mazara del Vallo è la terra più prossima alla sponda africana e quindi questa vicinanza geografica ha determinato una vicinanza culturale, religiosa e una condivisione pastorale con i vescovi del Maghreb. E noi viviamo la tragedia di questo mare che per noi è un bacino di fraternità, è un luogo che ci accomuna, è un posto nel quale, dal quale traiamo le risorse per vivere. Purtroppo è diventato un mare divisivo perché in esso si stanno giocando a livelli alti interessi e destini che sono certamente contro le frange più deboli della popolazione. E la mancata condivisione, la mancata conoscenza delle motivazioni che spingono tanti a lasciare la loro terra, ha chiuso i nostri cuori e ce li ha resi cuori induriti che non si rendono conto di ciò che è l'aspirazione di questa gente e del diritto che hanno a una vita dignitosa, perché noi non abbiamo avuto nessun merito per vivere su questa terra così bella e così accogliente e loro non hanno nessuna colpa per essere nati e per essere vissuti in una terra nella quale la loro vita è impossibile da vivere secondo i requisiti minimi di dignità, di benessere e di progresso. I tarantini hanno superato la diffidenza iniziale verso l'altro e anche la diocesi ha contribuito a rendere efficace l'integrazione degli immigrati. Lo ha raccontato Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto. Si può immaginare, si può desiderare, possiamo lavorare per farlo. Però perché non sia un luogo di morte, prima di essere un luogo di scambi commerciali, deve essere un luogo di incontro di culture, in cui si mette al centro il rispetto della persona, il rispetto della storia di un popolo, il rispetto dei modi di vita, la capacità di accoglienza. C'è un lavoro culturale che va svolto e quello che questo incontro tende a fare è proprio un approfondimento delle radici culturali, sia del dialogo ecumenico, sia del dialogo interreligioso. Perché se non si sposta l'asse del confronto e del dialogo dall'economia alla cultura, all'incontro della vita, non si va da nessuna parte. È possibile e spinti dal Papa lo possiamo fare.
La sua Taranto ospita un hub di accoglienza, di primo soccorso dei migranti, eppure c'è tanta diffidenza da parte anche dei tarantini. Come si fa a superare questo gap della non conoscenza facendolo diventare punto d'incontro? Beh, dei tarantini agli inizi, quando sono arrivati con le mascherine, con tutte le cose, c'è stata una grossa diffidenza, però poi c'è stata un'accoglienza. Poi c'è una struttura di accoglienza dei minori non accompagnati, proprio della diocesi, molto, molto buona per un inserimento nel territorio, e bisogna superare il primo ostacolo e quindi poi ci si incontra, ci si apre, si lavora, si collabora. Un viaggio di devozione tra tre regioni e sulle orme di San Guglielmo di Vercelli è stato vissuto dai pellegrini che da Goleto sono arrivati a Barletta. Vediamo. Un cammino tra bellezza e fede, passi che alternati a preghiere si sono fermati per ammirare i segni di un tempo antico, vissuto da un uomo divenuto santo e riferimento della chiesa, San Guglielmo di Vercelli. Fu lui a volere l'abbazia di Goleto, situata a Sant'Angelo dei Lombardi, nel cuore dell'Irpinia. Un complesso religioso che ha guidato i pellegrini dalla Campania a Barletta. Un viaggio che aiuta a riflettere su se stessi e sulle inquietudini del cuore. San Guglielmo per me è il pellegrino che oggi viene qui su questa montagna con gli stessi obiettivi. Trovare pace. Cosa vuol dire pace? Qualcuno che risponda o qualcosa che risponde a quelle inquietudini che io mi porto dentro. Il percorso di preghiera ha solcato tre regioni, Campania, Basilicata e Puglia, disegnando una linea sfociata lì dove si trova la Basilica del Santo Sepolcro. Il cammino non è solo devozione, perché potrebbe dar vita a un indotto di natura economica in cui coinvolgere soprattutto giovani e imprenditori. Per questo il Touring Club ha aderito all'intesa che intende valorizzare il cammino di San Guglielmo, perché dove arrivano i pellegrini c'è sempre bisogno di accoglienza e di attenzione. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento in compagnia dei nostri programmi televisivi.